Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere come da una pianta semplice andiamo a ricavare due ricette. Però ve ne faccio vedere una su questo video e una andate a vedere nel prossimo video. Allora, partiamo da qui, la Catalogna, ovvero noi a Roma la puntarella. Ed eccola qui, vedete? Questa è la puntarella. Una volta che abbiamo sfogliato, queste foglie qui non le buttiamo, le andiamo a mettere da parte. E la puntarella la andiamo a pulire in questo modo, guardate, togliamo la parte più dura, poi in acqua fredda dividiamo in due, a me piacciono lunghe, quindi le faccio lunghe così, le andiamo a sfilacciare in questo modo fino a ricavare tutti dei bastoncini. Poi cosa facciamo? Per accelerare i tempi, o mettiamo dei cubetti di ghiaccio o la andiamo a mettere semplicemente in frigorifero per qualche ora, in modo tale che diventano tutte belle ricci e croccanti, e con questo ci possiamo fare un contorno o una pizza, che sarà l'altra ricetta che andrete a vedere più avanti sulle nostre ricette di YouTube. Altri ingredienti per questa pasta che vi vado a fare oggi, quindi la pasta con le puntarelle o con le foglie della Catalogna, chiamatele come volete voi, alici, mar Cantabrico, guardate che filetto d'alice, bello pulito, dissalato, olive, queste sono delle olive Leccino, le abbiamo disossate e condite con origano, aglio, peperoncino e un pizzico di sale, pecorino romano, eccolo qui, e la materia prima indiscussa, lo spaghettone, io uso il Benedetto Cavalieri, cottura circa 20 minuti, indiscutibile, olio extravergine d'oliva, aglio e peperoncino, io lo frullo direttamente oppure lo fate in infusione, quindi a 50-60 gradi con l'aglio dentro, e prendete tutto il sapore e l'essenza di quello che andate a cercare. Ora quindi andiamo a sfogliare tutta la Catalogna e andiamo a preparare la salsa. A questo punto l'acqua bolle, andiamo a buttare la pasta. Ok, mettiamo olio extravergine sul fondo, come già vi ho detto, con già dell'aglio all'interno, l'alice, come già vi avevo detto, e nello stesso momento vado a buttare le foglie della Catalogna. A questo punto andiamo a inserire le olive, potete abbondare, e le facciamo appassire e ci aiutiamo bagnando con un metro d'acqua di cottura della pasta. In questo momento, mentre soffrigge, andiamo a mettere un po' di acqua ancora e scoliamo la pasta bella al dente. Ora lasciamo asciugare la salsa e nel frattempo ultimiamo la cottura degli spaghetti. Ok, guardate, con l'amido che viene preso appunto dalla pasta, guardate che bella cremosità che ha raggiunto. Ora la giriamo ancora qualche istante e ancora non abbiamo messo il pecorino. A questo punto spengo il fuoco, pecorino in mantecatura. E ora andiamo ad impastare. Andiamo a fare il nostro rotolino di spaghetti e lo andiamo ad impiattare. Non mi dite che so pochi, che con questi io l'assaggio. Poi se mi sono piaciuti me ne rifaccio una carovana. Ora ci mettiamo un pochino di salsa, così le olive, e poi sopra ci andiamo a mettere un ciuffetto di puntarella croccante, pecorino e le puntarelle croccanti. Ora un giro d'olio e andiamo ad assaggiare.
Potremmo buttare l'arte, sono pronti.